Ciao a tutti, oggi faremo insieme un veloce segnaposto. Per questo nostro progetto odierno ci servirà un pochino di fommi ed il nostro ferro da stiro per modellarlo, un pezzo di carta, di quello che volete, per realizzare una piccola dima. Un pezzettino di filo di ferro da un 25 centimetri circa, cartoncino, nastrini a piacere, dei colori, vanno bene anche degli acquerelli e ci servirà anche un pochino di terra, ne basta poco più di un cucchiaio ed anche magari una piccola piantina, magari appunto anche grassa, mezzo guscio d'uovo. E le nostre forbici, qualcosa di appuntito per segnare il fommi, un pochino di raffia e se l'avete va bene anche un pochino di muschio ed anche la nostra colla a caldo. Andiamo a cominciare. Il nostro primo lavoro sarà di realizzare una piccola dima, quindi da un pezzetto di carta piego a metà. Ancora a metà in questo senso e poi piegherò a metà così in modo da creare un triangolo, quindi così. Io lo farei direttamente con le forbici, senza fare prima il disegno, andiamo a tagliare una piccola goccia, così. Avremo ottenuto questa forma. Eccola qua. Portiamo la forma sul nostro fommi, quindi lo abbiamo già visto, ci aiutiamo con qualcosa di appuntito, va benissimo in questo caso un bastoncino da spiedino e seguendo appunto i contorni della nostra dima disegniamo la forma. Ecco fatto. Ritagliamo. Ecco fatto. In questo caso io ho pensato di realizzare tre fiori. Aggiungeremo ora i fommi alla piastra del ferro da stiro. E dopo poco il fondo si staccherà, sarà modellabile. Ecco qui, uno. Dal fondo verde ricaviamo dei piccoli ovali in questo modo. Queste diventeranno le foglie, anch'esse le metteremo sul ferro da stiro in maniera che assumano un aspetto più naturale. Ecco, ne prepareremo un pochino. Con un pochino di colore, io qui sto usando dei comuni acquarelli, diamo un pochino di sfumatura in questo modo, così, all'interno del fiore, in maniera da ottenere il colore leggermente sfumato. Quindi così. Daremo anche una leggera sfumatura di colore anche sulle foglie. Prendiamo ora il cartoncino e ricaviamo un piccolo cerchio o ovale. Io ora lo taglio a mano libera. Così, questa dimensione va bene, saranno 8 centimetri circa di diametro.
Abbiamo quindi due cartoncini. Arrotoliamo ora il filo di ferro, se avete delle pinze meglio, altrimenti così con le mani come faccio io riuscirete, creando due spirali ai due lati. Così. Attacchiamo ora la spirale in questo modo al nostro cartoncino con un pochino di colla a caldo, così. E poi attaccheremo l'altro cartoncino sopra, quindi di nuovo un pochino di colla a caldo e attacchiamo il cartoncino. Questa sarà la base del nostro segnaposto. Quindi abbiamo un pezzo di filo di ferro che è rimasto dentro in mezzo ai due cartoncini e un pezzettino, forse se lo appoggio così lo vedete, e un pezzettino così. Prendiamo ora la raffia e la arrotoliamo, quindi in questo modo, guardate, così, piego. Devo creare una sorta di piccolo nido, quindi, e poi lo girerò intorno in questo modo, un capo e l'altro. Dovrò ottenere questo, non importa, non preoccupatevi se escono dei fili, li taglieremo dopo. Questo nostro nido, chiamiamolo così, lo incolleremo sul cartoncino. Quindi mettiamo un pochino di colla sul retro, così, e lo andiamo ad appiccicare, così, sul cartoncino. Ora potremo tagliare i pezzi di raffia in eccesso. E io li lascerei comunque un pochino disordinati, quindi in questo modo non pareggiamoli troppo. È giunta l'ora finalmente di usare il nostro mezzo uovo. Possiamo riempirlo così con un pochino di terra. In questo caso io ho qui una piantina grassa. La potremmo piantare all'interno, anzi io qui ne ho due, le metterò entrambe così dentro. E poi sarà possibile anche mantenere questo segnaposto, in quanto poi potremmo bagnare le piantine con un goccino di acqua, non gocciolerà da nessuna parte. Ora, sempre con la colla a caldo, incolliamo il nostro guscio di uovo in mezzo al nostro cerchiolino di raffia. Quindi mettiamo un po' di colla e andiamo ad incollare così il nostro mezzo uovo. Possiamo ora attaccare i nostri fiori, quindi basta un pochino di colla a caldo e li attaccheremo intorno, così. E poi in mezzo attaccheremo le nostre foglioline, quindi le possiamo mettere un po' disposte qua e là, sempre incollandole sulla raffia.
Potremmo ora fare un piccolo fiocco. Questo modo. Tagliamo i lembi un pochino di spreco ed andremo a incollare il fiocchino qua. Sempre con un pochino di colla sulla raffia. E a questi punti possiamo usare la nostra spirale per mettere il nome dell'invitato che siederà in quel posto. Anche questo, il nostro lavoro di oggi è terminato. Io spero che vi piaccia e approfitto, domani è Pasqua. Tanti auguri a tutti. Ciao!